programmazione, una gestione attiva ma prudente e miglior collaborazione con il territorio. Così la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha raccontato nel bilancio 2011-2015 5 anni di lavoro. Consegniamo a chi verrà dopo di noi quasi 50 milioni di euro di fondo di stabilizzazione che potrebbe essere usato in futuro. L'avremmo potuto usare noi, l'abbiamo messo da parte e abbiamo nel frattempo costruito una modalità erogativa innovativa al passo coi tempi, dicevo nel 2006 al passo delle grandi fondazioni, e poi è diventato un modello previsto dall'accordo ACRI e Ministero dell'Economia e delle Finanze. 24 milioni e mezzo di euro per 696 progetti a favore di educazione, innovazione didattica, messa in sicurezza delle scuole e multiculturalità. 23,7 milioni di euro per 832 progetti sociali, per l'emergenza abitativa e occupazionale e per il microcredito. E ancora 19,8 milioni di euro per 1.544 iniziative culturali, 18,1 milioni di euro per 1.287 progetti di sviluppo locale, oltre 21 milioni di euro per salute e ricerca scientifica e 7,6 milioni di euro per iniziative sportive. Si è ampliata moltissimo l'attività di programmazione, a partire dalle ricerche del centro studi per arrivare alle scelte del Consiglio Generale e poi all'identificazione di programmi di intervento sempre più dettagliati e più mirati. È aumentata molto l'attività proattiva a seguito di questa programmazione, cioè i progetti promossi dalla Fondazione e i bandi hanno superato nel quinquennio il 40% del budget erogativo, ma nel 2016 rappresenteranno oltre il 60%. E nel futuro che cosa c'è? Conferma la priorità sui giovani e sulle persone in difficoltà, ma vogliamo aprire anche dei filoni nuovi sull'attrazione per esempio di fondi europei sul nostro territorio provinciale. Il bilancio completo si può scaricare da www.fondazionecrc.it.